Gli ambiti territoriali di caccia 11 in Abruzzo hanno istituito 83 nuove aree per addestramento cani su oltre 50.000 ettari di territorio. Le zone sono accessibili nel pieno periodo riproduttivo della fauna, con mute da 6 cani ciascuno, e questo causa un evidente disturbo alla fauna. L'Abruzzo, che dice di tutelare l'orso e che ha messo una serie di limiti anche ai turisti, hanno rimarcato che rappresentanti di alcune associazioni ambientali lascia poi libero spazio al resto. Questa mattina è stato presentato un dossier di 25 pagine dal titolo Tutela della fauna e disturbo dell'addestramento cani per scopi venatori, le aree cinofile temporanee in Abruzzo, un vaso di Pandora. Ora non sono state fatte per l'istituzione di queste aree le valutazioni di incidenza ambientale. Questo è un fatto molto grave che noi abbiamo segnalato al Ministero e anche ai Carabinieri forestali. Poi il periodo che hanno consentito, addirittura arriva fino a fine luglio, a fine agosto, quando la legge teoricamente metterebbe almeno il 30 giugno. Poi le aree dovevano essere piccole. Doveva essere una cosa residuale, mentre invece di 350 ettari, molte aree sono state addirittura istituite per 2.000-2.100 ettari, quindi hanno superato anche il limite di superficie. Ma complessivamente è scorretto mettere queste aree cinofile nelle zone importanti per la fauna e nelle zone di connessione per l'orso bruno marsicano. Ecco, parliamo tanto di protezione dell'orso, poi però viene violato chiaramente l'accordo PATOM che è stato fatto fra le istituzioni ormai da più di 15 anni per la tutela dell'orso. Sulla considerazione del disturbo abbiamo ascoltato Stefano Allavena della Lega Italiana Protezione Uccelli. Che molte specie di uccelli nidificano a terra, compreso la cotturnice, che è una specie sempre più rara, cioè, nidificano a terra, quindi abbiamo questo scorrazzamento di cani che in tutto il periodo della stagione riproduttiva corrono dove gli pare in queste aree per essere addestrati alla caccia, quindi creando un disturbo insostenibile nei confronti di questi animali per 7 mesi. Finito il periodo dell'addestramento, nelle aree cinofile temporanee si apre la caccia per gli altri 5 mesi dell'anno, quindi queste aree sono sottoposte a una pressione indescrivibile, gravissima nei confronti della fauna, anche, vorrei anche dire, soprattutto per l'orso. Lì una femmina di orso che ha magari due cuccioli viene disturbata moltissimo dai cani.